non hai idea di quanto sia stato difficile tenere in testa questa impalcatura per tutta la serata. Solo l'idea di magnificare la potenza navale della Serenissima mi ha reso possibile questa impresa. Bisogna dire che la regina di Francia ha avuto un'idea gloriosa col montare un veliero sopra la sua parrucca. Com'è che la chiamano, Piedepoule? Oh, che carino che sei. Grazie per ricordarmi che è un'idea francese. Ma scusa, cosa avrei dovuto mettere in testa? Una gondola? Il bucintoro? Oh, guarda, il bucintoro vale tanto oro quanto pesa. Figurarsi se ne faccio fare uno per poi andare a vantarsi con le sue amichette. Ah, buona idea. Devo parlarne con il mio parrucchiere. Voi piuttosto, non vi siete reso conto di quanti nevi siete fatti in faccia? Certo, è un linguaggio, ma sembrate un vocabolario. I vostri sono caduti perché siete tirchia pure nell'uso della colla. Io tirchia? Beh, avete uno jabot che palestranguinda un gatto con quattro pizzi attaccati sopra. La prossima volta chiedete al vostro cameriere di darvi qualche cosa, così non dovrò prestarvi i nastri della mia parrucca. Il solo spillone che blocca il mio jabot vale quanto l'intero palazzo di vostro padre. Io non ho mica bisogno di farmi notare con queste grandi parrucche. Se avessero già inventato le lampadine a neon, e probabilmente le usereste pur di farvi vedere quando entrate in un posto. Dite a me, ma quello che ha preso fuoco alle piume del cappello siete voi. E sembravate una fagiana e poi una fenice. Meglio fagiana che oca. Io non so come facciate a sembrare così angelica e invece siete un demone. Cipro. Ma io conoscevo i proci, quelli di Omero. Polvere di cipro, molto meglio della calce che si usa qui a Venezia per imbiancare il viso. Se mescolata poi al profumo, il gioco è fatto. Altro che sepolcri imbiancati, chissà cosa c'è lì sotto quando togliete il trucco. Mi siete venuto a noia. Io adesso mi vesto e vado a teatro, così incontro gente piacevole. Povero chi capita sotto le grinfie vostre e dei vostri amici. A proposito, che fine ha fatto la chiave del palchetto? L'ho data a un cavaliere di Parigi. Va a sentire l'opera e poi mi racconta la prima parte. Arrivederci. Oh, me l'ha fatta un'altra volta. Me le ha tirate così tanto che l'offesa, così alla scusa per lasciarmi solo a casa. E lei va a divertirsi con il solito impoverito scroccone. Dovrei parlarne al mio amico Carlo Goldoni. Secondo me lui troverebbe la risposta giusta ogni momento per questi fantastici demoni.